Ora lavoriamo con la stecca telaio di Maria Jo. Teniamo il filo un po' più lungo sulla parte sinistra, cominciamo dalle spine, quelle rispetto a noi un po' più alte, dalle spine lunghe, e cominciamo ad avvolgere il filo in questo modo, sempre con un movimento circolare. Con questa grossezza di lana decidiamo di fare, io decido di fare 4 giri per avere un lavoro un po' pieno. Quindi ho cominciato da questa parte di qua, ho fatto uno, ho fatto due, ho fatto tre giri, adesso ne faccio, finisco il quarto. Sono in questo punto, però devo fare questo mezzo giro per tornare sulla destra e per potermi spostare per andare a fare le due spine di sotto. E quindi proseguo ed avvolgo sempre il filo in questo modo. Quindi questo è un giro, questo è il secondo giro, questo è il terzo giro. E finisce qui, e questo è il quarto giro e finisce qui. A questo punto io devo però tornare sempre con un mezzo giro fino in fondo nella parte sinistra per cominciare a fare le spine corte. Così questo è il sistema come deve essere montata con i fili. Arrivati a questo punto vado a staccare una guaiata di filo dal gomitolo, sempre collegata qui, abbastanza lunga. Taglio il filo e infilo il mio ago di plastica e vado a fissare gli incroci. A questo punto, se il quarto giro l'avevo finito qua, comincerò da questo incrocio in basso a destra. Poi a questo punto io dovrei saldare il filo iniziale e il filo che ho terminato di cucire gli incroci, nel caso dovessi fare un lavoro che poi viene bordato con l'uncinetto. In questo momento li lascio sospesi e tolgo il lavoro che è terminato, quindi io sollevo tutte le spine, tutte le asole, sollevo da questa parte. E giro il lavoro per vedere il dritto del lavoro. E questa è la fascetta che abbiamo realizzato con la stecca a misura massima.